Allora, stiamo per accendere il 79esimo fiammifero, cioè vuol dire 79esimo anniversario da inizio produzione grappa Romano Levi a oggi, che corrisponde alla 79esima accensione. Romano Levi ne accese 64, io, grazie a lui che me l'ha insegnato e grazie soprattutto alle persone davanti e dietro di me, questa distilleria funziona uguale al 1925, quando è stata fondata dal papà e la mamma di Romano Levi. Adesso la mia collaboratrice capa mi accenderà questo fuoco che poi produrrà la grappa, questo fiammifero, fino a marzo-aprile. Quindi rimane accesa. Rimarrà accesa fino a quando avremo terminata la vinaccia. E parte sempre col sole 24 ore. E parte sempre col sole 24 ore. Come usava Levi, perché Levi diceva che il sole 24 ore, anche la casa costruttrice e direttori del sole 24 ore volevano, sono venuti per comprare bottiglie che lui in quel momento non aveva, e volevo ringraziarlo soprattutto di avergli fatto pubblicità in tutto il mondo, anche in America, in Germania, in Svizzera, ma volevano sapere il motivo come mai ha scelto questo giornale. Lui non aveva tempo, perché la sorella non stava molto bene, noi non stavamo molto bene. La sua risposta è stata che le previsioni sono quelle più giuste e la carta non macchia. Devo andare, la grappa non gliela venduta e voilà. E buonanotte a te. E voilà, il fuoco è partito. E anche quest'anno abbiamo sgrappa. Oggi accendiamo il 79esimo fiammifero, che se torniamo indietro col tempo vuol dire che è iniziata la storia dal 1945, anno in cui Romano Levi e Lidia Levi, rimasti orfani, hanno deciso di andare avanti con la distilleria e di procedere con la distillazione così come facevano i genitori. È stato un atto sicuramente di coraggio. Torniamo indietro di tanti tanti anni e questo territorio era senz'altro un'altra cosa. Sono passati tanti anni e noi abbiamo acquisito questa distilleria dalla famiglia Levi, dai molti rappresentanti della famiglia Levi, nel 2011, quando dopo alcune decisioni della famiglia hanno deciso di cederla, e la famiglia Scaratti, che io rappresento, e la famiglia Schiappapietri hanno deciso di iniziare questa nuova avventura. Una nuova avventura che è stata sicuramente ben coordinata con il comune di Neive, che ci ha sempre supportato e ha sempre sostenuto questa nostra idea un po' bizzarra, se vogliamo, ma di farne di questa distilleria un museo funzionante e non una distilleria puramente commerciale. Come sapete, i ricavi di questa distilleria sono tutti utilizzati per la restaurazione e la manutenzione di questo piccolo pezzo di storia delle Langhe. Ed ecco per questo che qui con noi c'è il vice sindaco della città di Neve, al quale lascio la parola. Sono particolarmente contento di essere qua, perché da quando sono in amministrazione non ero mai venuto a fare l'accensione del fiammifero, e mi vergogno un po' a dirlo, ma perché per fortuna è venuto sempre il sindaco che vi manda i suoi saluti. Io ho un ricordo di quando venivo qua, ci hanno portati in gita, credo fosse il periodo delle medie. Quando siamo venuti a fare questa gita era quello stanzino dove c'era quel, a me sembrava di ricordare che fosse una specie di baricco, una botte un po' più grande, dove c'era il coperchio, dentro c'era la grappa e c'era un cordino legato al muro con un chiodo, e questo bicchierino di vetro era dentro la grappa. A me fa molto piacere che il nome di Levi, uno dei tanti personaggi famosi di Neve, venga portato avanti in questo modo dalla famiglia, e per cui li ringrazio e lascio la parola di nuovo a voi. Detto questo, abbiamo qui anche il piacere, l'onore e l'onere di avere con noi Beppe Orsini,
Sappiate che sono veramente emozionato, lo dico che quando vengo qui, e ci vengo sovente, io fermo il tempo. Ho sempre detto a Romano, e l'ho dedicato anche ai libri, ho fatto 3 libri su Romano Levi, Romano, fammi entrare nei tuoi sogni che io ti faccio entrare nei miei. Quando uscivo da quel cancelletto rosso, veramente l'emozione di un bambino che veramente mi pervadeva e mi faceva star bene. Allora, questa è una grande festa. Io ringrazio veramente il signor Scarati, il signor Scappapietra, ma soprattutto che si dimentica tante volte di ringraziare in prima persona Romano e Lidia, sua sorella, che hanno sempre vissuto in simbiosi in un modo semplicissimo. Questa casa ai suoi tempi sembrava un po' l'albero degli zoccoli, anche il cortile e tutto. Adesso pian piano si sta rifacendo e facendo delle cose nuove, sempre fermando veramente alle radici di questo posto. Ma io voglio ringraziare veramente i collaboratori, che molti si dimentico, Mauro, Carlo, Bruno, Franco, Fiore da Marcorino, che è stato il primo suo dipendente, e Francesco da Pamparato, e poi soprattutto Fabrizio, il quale veramente, da grande maestro, bravo Fabrizio, sappiate, ve lo dico, l'ho già detto Romano, io ho visto Romano la sera prima che lui mancasse, sappiate che se viveva qualche giorno questa distilleria era di Fabrizio. Sappiate che questa festa nasce per caso. Quando abbiamo fatto negli anni 80, 90, una fiera a Palazzo Bricaraso di Torino, dove che era la sede, l'unica sede, la vecchia sede della Fiat, una sede storica di mostre, in 2 mesi sono passate 15.000 persone. Quando abbiamo acceso il fiammifero, che Romano aveva una scatola di fiammiferi di legno, di 100 fiammiferi, diceva: spero di accenderli tutti. Allora noi in 10 o 12 ha detto: perché non facciamo una bicchierata quando la accende? Ed è nata così. Oggi veramente è una festa diversa. Romano di lassù riderà, perché era molto riservato, molto veramente nel suo guscio, lui e sua sorella, ma veramente è la gioia veramente vedere tantissime persone. Perciò la storia nasce in quella maniera lì, del fiammifero. L'ultimo fiammifero lui l'ha acceso nel 2007, perché è mancato al 1° maggio del 2008. La storia. Sappiate che Romano Levi, le prime etichette che faceva, metteva solo, erano solo scritte: grappa della Botte Piccola, grappe di Fresa, grappa di Dolcetto, tutto. Perciò io dico: guardate, leggete, vedete veramente queste etichette, di cui gli ultimi 3 o 4 anni Romano non le faceva più. Ma sappiate una cosa, l'UNESCO, negli anni 80 il New York Times, e ci sono le testimonianze, New York Times aveva parlato di Romano Levi e di questo posto, dicendo che era un uomo da preservare per l'umanità. Grazie a tutti voi di essere qui. Quello che ci manca e che ci mancherà è un po' lo spirito di Romano Levi, perché lo spirito di Romano Levi aleggia in questa distilleria, e tutte le volte che ci veniamo si sente un po' la sua mancanza. Oggi noi siamo distribuiti in 28 paesi del mondo, piccoli quantitativi, ma siamo distribuiti. È forse una delle distillerie più conosciute al mondo, eppure se vi guardate intorno è di una dimensione quasi ridicola, e però è riuscito a costruire una grande immagine. Grazie a cosa? A quel famoso spirito di cui parlavo prima. Romano Levi aveva uno spirito che è stato mantenuto e conservato nell'attuale amministrazione. Io ringrazio mia figlia Elisa, ringrazio Fabrizio per la continuità e soprattutto per la competenza nel produrre un distillato che continua a essere uguale a se stesso, anche se sempre migliorato. E ringrazio tutti voi per questa partecipazione.